La Giorgio Tesi Group supera Chiusi per 77-69 nella semifinale di Supercoppa a Legnano Sabbiadoro e domenica avrà la possibilità di giocare per la conquista del trofeo. È stata una gara dominata dai biancorossi, che all'inizio del terzo quarto toccano anche il più 18, ma quando la partita sembra finita, Chiusi mette un parziale di 15-2, tornando a meno 5 e rischiando di mettere la partita in gioco, ma nel finale è Lorenzo Saccaggi a segnare i punti decisivi. Ancora un'ottima prestazione della squadra di Nicola Brienza, che difende quasi tutta la gara con grande energia, trovando ottime soluzioni in attacco. Bella prova balistica di Jess Johnson, 20 punti per lui con 16 punti realizzati nel primo tempo, grazie ad un ottimo 6 su 6 dal campo. Bene anche Widdle, Saccaggi e Risma, con Magro, che piano piano inizia a trovare la condizione, e Angelo Del Chiaro, che conferma notevoli miglioramenti in attacco. Bene anche Liberi, con i biancorossi che chiudono con un eccellente 21 su 22 dalla lunetta. Per Chiusi, che ha avuto il merito di non arrendersi mai, nonostante sia stata sempre in svantaggio, sono 14 punti realizzati da Pollone, che conferma la buona prova contro Scafati nei quarti, e 12 di Wilson. Siamo ovviamente molto contenti per questa vittoria. Domani ci giochiamo una finale. E è un bel traguardo per la società, un bel traguardo per i ragazzi, che comunque in questo mese non hanno lesinato energie e ci stiamo dando tutto quello che possiamo. Per cui sono contento, ovviamente siamo a settembre, conta il giusto tutto, però ripeto, è molto bello e gratificante in ottica futura poter lavorare così, con delle vittorie che ti aiutano ad andare in palestra con tanta energia e grande voglia. Oggi è stata una partita complicata, siamo partiti bene, poi siamo un pochino calati, però poi i nostri, tra virgolette, veterani sono stati bravi a rimettere le cose a posto e a ridare la sicurezza a tutti i compagni. Per cui niente, adesso ci riposiamo un po', aspettiamo l'altra finalista e ecco niente, domani vediamo cosa succede.